La cosa più bella che mi potrebbe succedere in questo primo appuntamento, girarmi e che i miei occhi diventano a forma di cuoricino. Ciao, piacere, Filippo. Silvia. Grazie. Piacerebbe un bel colpo di fulmine, sai, le stelline, i piedi che incominciano ad alzarsi. Dove sei? Io sono di Torino, te? Io di Alessandria. Ah, beh. Buonasera. Buonasera. Riesci il calice di bollicine? Sì, grazie. Mi piacerebbe tantissimo avere il feeling di capirci con i semplici sorrisi. Allora, salute. A noi. Se mi piace, è molto facile accorgersene. Mi entrano gli occhi a cuore, non ci posso fare niente. Cominciano a luccicare, incominciano a vedersi proprio che sono su un altro pianeta. Sarà l'emozione, ricordami il nome. Silvia. Silvia, ti giuro, sono talmente... Silvia, Filippo, rifacciamo, che zero. Eccomi, vi accompagno a tavola. Prego. Grazie. Ad un primo appuntamento, un colpo di fulmine lo riconosci da un gioco di sguardi, un lieve imbarazzo, un rossore accennato. Grazie. Di solito non sono uno che beve tanto. Sì. Però... Però oggi bevi. Sì, beh, è normale. Riusciranno a lasciarsi andare anche in amore? E com'è che sei single? Così. Te la rifaccio con più... Più dolcezza. E come mai che ti ritrovi qua a questo tavolo con me? Bella domanda. Oh. Io sono spigolosa e a volte un po', non si può dire. Con te per combinazione. Per combinazione, certamente. Però ho molta voglia di innamorarmi, moltissima. Single perché sono una persona estremamente selettiva. Io ho una forte personalità, quindi ho bisogno sicuramente di una persona altrettanto forte, perché diversamente diventa un problema non per me ma per l'altra persona. Io vivo da sola da parecchio tempo e sento il desiderio, più il bisogno di condividere la mia vita con un'altra persona. Beh, in realtà esco poco, anche per altri motivi. Quindi... Questi motivi potrebbero essere che... Cioè, i figli? Una bimba. Ah, appunto. Con il mio compagno, dopo veramente poco tempo che è nata nostra figlia, non ci siamo più trovati. Quanto piccolo? Posso chiedertelo? Certo. Sì. 7 anni, appena fatti. Ma è carino, perché c'hai il sorriso che arriva fino agli occhi, quindi è carino. Si è rotto forse qualcosa, non saprei. Però sono stata io a decidere questa separazione, ecco. E cosa gli fai fare con gli sport? Ma allora, lei in questo momento non è una bambina particolarmente sportiva. In questo momento l'attenzione è spostata verso il canto, è uno strumento musicale, che tra tutti gli strumenti, batteria. Batteria, che bello! Bellissimo! Quindi, per il momento canticchia. Se ti dico una cosa, però ci devi credere, ma te lo giuro. Dimmi. Io da piccolino sognavo suonare la batteria, da qualsiasi parte che mi mettevo facevo sempre così. Sempre, te lo giuro, mi devi credere. Hai detto una cosa che mi ha fatto venire un attimino un po' a pelle d'oca. Non sarebbe un problema se incontrassi una persona coi figli, però ho sofferto tanto. Tu hai figli? No. Sei mai stato sposato? Sì, e ho una figlia che... Che non diciamo, sapevi di avere? No. I figli sono soprattutto di sangue e anche di chi li cresce. La mia ex moglie è della California del Sud e ho cresciuto sua figlia per 7 anni, mi chiamava papà. Ho cresciuto una persona per un tot di anni che oggi è una persona grande, non ci sentiamo molto spesso, però per me rimane qua. Lei è mia figlia del cuore e quindi ho sofferto tanto poi quando non è più stata con me. Però non è neanche qua in Italia. Tu capito? È dall'altra parte del mondo. Però... Hai lasciato il cuore.